Ciao ragazze, oggi vi farò vedere come fare delle semplici unghie natalizie utilizzando semplicemente dello smalto. Premetto che io non sono una professionista, ma faccio le unghie solamente perché mi piacciono, quindi se dovessi sbagliare è una cosa del tutto normale. Allora, iniziamo subito prendendo dello smalto rosso e applicandolo non su tutta l'unghia, ma in modo obliquo, lasciando un piccolo spazio qua alla fine dell'unghia perché dopo andremo ad aggiungere i brillantini rossi. Io questa linea la faccio un po' tonda, questa linea rossa, la faccio un po' tonda perché mi piace così, ma voi potrete decidere di farla a vostro piacimento. Aspettiamo che asciughi un pochettino. Bene, adesso andiamo a prendere lo smalto nero e andiamo a prendere un pennellino da nail art. Ok? Andiamo a delineare una linea sullo smalto rosso che abbiamo applicato. Vedete? Ok, aspettiamo che asciughi un pochettino. Dopodiché, appena abbiamo visto che lo smalto è asciutto, andiamo a prendere smalto trasparente prendo uno stecchino in modo da poter essere precisa e mettere lo smalto trasparente dove andrò a mettere poi i brillantini. Quindi lo stecchino mi permette di essere molto più precisa. Quindi nella punta prendo un po' di smalto trasparente e lo vado ad applicare sull'unghia che ho lasciato libera dove non ho applicato lo smalto. Bene, adesso prendo un paio di brillantini e li applico ad uno. Ad esempio, voi potete decidere di mettere brillantini più piccoli, più grandi, come volete voi. Io ad esempio ho preso brillantini più grossi in modo che li possa mettere ad uno a mio piacimento. Bisogna fare anche in fretta perché, ad esempio, il mio smalto trasparente si asciuga molto molto in fretta. Quindi, devo essere molto veloce. Capita che si riasciuga come sta facendo a me, basta che prendete di nuovo lo stecchino
e lo riapplicate dove vi occorre. Non c'è nessun problema per quello. Mi raccomando, non abbiate fretta di finire subito, bisogna avere molta pazienza se volete avere un risultato almeno bello e ordinato. Bene, ho finito di applicare i brillantini proprio qui. Adesso aspetto che il resto dello smalto si asciughi e vado a prendere il top coat. Io uso questo dell'Essence che è Ultra Gloss Nail Shine. Ed è, guardate, bellissimo perché dà una lucentezza alle unghie e poi le protegge dagli urti, insomma, è perfetto. E la vado ad applicare su tutta l'unghia. Bene, il mio tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!